Ciao a tutti amici del canale Satori, ben ritrovati ancora una volta. Oggi parliamo di cristalloterapia e delle sue funzioni curative e per parlare di questo argomento ho il piacere di avere qui con me Valentina Massamurro. Ciao Valentina. Intanto Ciao a tutti, ciao Giulia. grazie per aver accettato l'invito e vorrei porti la prima domanda che di per sé sembrerebbe anche banale e scontata, ma che cos'è la cristalloterapia? La cristalloterapia intanto non è una cura. Tante volte la cristalloterapia è fraintesa, no? Perché adesso penso che ci sia molta superstizione in mezzo, molto tutto a livello commerciale. Invece la cristalloterapia è un percorso di guarigione, è un percorso attraverso cui la persona riscopre se stessa. E in strada verso la propria guarigione. È un accompagnamento attraverso l'uso di pietre, minerali, cristalli. E diciamo che tante volte appunto anche la malattia è vista come un attacco, è visto come qualcosa di sbagliato, ma non è così. Tante volte anche ci si approccia alle pietre per andare a eliminare qualcosa che ci crea repulsione, che ci crea disagio. Ad esempio, abbiamo mal di testa, cerchiamo la pietra che vada a rimuovere il mal di testa, neanche a curare, proprio a rimuoverlo. E invece non è questo, perché la cristalloterapia ci fa andare alle cause del problema, lavora a livello sottile, non a livello grossolano. E quindi ogni sintomo, ogni percezione che ci arreca un disagio, ci fa sentire una sensazione di disarmonia, sono segnali importantissimi attraverso i quali noi possiamo comprendere dove c'è quel passaggio che noi possiamo fare, quel passaggio che ci porta più avanti nel nostro percorso evolutivo. E i minerali ci aiutano in questo, proprio perché lavorando a livello sottile. Cos'è poi livello sottile? Il livello sottile comprende tutto quello che non è tangibile, visibile con i sensi grossolani. È qualcosa che va oltre il visibile. E noi abbiamo tanti livelli e tantissimi sono sottili. Quindi pensieri, le emozioni che proviamo, quello che percepiamo, tutto questo è a livello sottile. E la cristalloterapia va ad agire a questi livelli. Pietre e minerali hanno una frequenza precisa, come una nota musicale, sempre quella. È dovuta dalla loro composizione atomica, quindi è una cosa molto precisa, non è una questione astratta, è tutto dovuto alla loro crescita naturale, da come sono cresciuti, si sono sviluppati dentro Madre Terra, da quali componenti chimiche hanno. Tutto questo crea sfaccettature uniche, uniche in ogni cristallo, perché ogni cristallo avrà, nonostante ci siano delle famiglie raggruppabili, l'ametista, i quarzi ad esempio, ma ogni cristallo ha la sua unicità, come noi persone. E quindi ha sempre quella stessa nota musicale. Quella stessa nota musicale, entrando in risonanza con la stessa nota musicale che abbiamo in noi, la va a riportare in una situazione di equilibrio, la va a riequilibrare. Agisce in questo modo la cristalloterapia. E questi cristalli emettono costantemente delle frequenze che non sono udibili alle nostre orecchie, ma tutto il nostro sistema le percepisce, interagisce con queste frequenze, le integra portandole vicine, tenendole a contatto. C'è un'integrazione. Quindi tante volte anche lo scegliere le pietre non si sceglie perché magari ho mal di testa, mal di pancia, provo rabbia, quindi cerchiamo una pietra che mi vada a eliminare la rabbia. Ho paura di essere soggetto a situazioni negative, persone negative. Non c'è una pietra che va a proteggerci da situazioni negative, ma ci sono pietre
vanno a lavorare sulla nostra conoscenza personale, sulla nostra autostima, sulla percezione di noi, e di conseguenza riusciamo a creare una distanza verso le situazioni, le circostanze, le persone, perché diventiamo osservatori di qualcosa e non vittime di qualcosa. Secondo te il fatto che vengano scambiate le pietre o i cristalli per un qualcosa di rimedio magico, secondo te manca la consapevolezza di che cosa siano anche i cristalli? Ma certo, assolutamente. Certo. Per prima cosa io penso che manchi il nostro sentire, il nostro approccio con il sentire. Invece troppo spesso ci approcciamo alle cose con un uso sbagliato mentale. Anche i problemi che abbiamo, problemi, chiamandoli così, le circostanze che viviamo come un problema, non sono risolvibili con lo stesso stato di consapevolezza che abbiamo, ma ci richiedono un passaggio in più per poterle comprendere. Allo stesso modo anche mi viene da fare questo paragone con l'approccio con i cristalli. Troppo spesso ci approcciamo ai cristalli con un pensiero scorretto, e invece è proprio, dobbiamo anche affidarci al nostro sentire, e la via della cristalloterapia va a riportare nutrimento, riportare attenzione verso questo nostro sentire interiore, proprio perché se vogliamo approcciarci alle pietre dobbiamo sviluppare per forza il nostro sentire e dobbiamo ascoltarci internamente. Invece troppe volte il nostro ascolto, la nostra attenzione è soltanto esteriore. Io mi sono resa conto a volte, proprio per esperienza personale, che attraverso i minerali, attraverso pietre, cristalli, tenendoli vicino, cambiava uno stato di pensiero, cambiava l'attenzione verso qualcosa. Oppure a volte improvvisamente, in una circostanza che magari creava turbamento, creava repulsione anche, e magari non sapevo neanche come uscirci, in un momento arrivavano dei messaggi, ed è la cooperazione con le pietre, questo avvicinamento con il mondo delle pietre. Ma perché ci avvicinano al nostro sentire interiore? È un percorso che richiede la nostra attenzione, perché non possiamo pensare, delegare la nostra responsabilità a qualcosa di esterno, che può essere una persona, che può essere un minerale in questo caso, no? Che può essere, ho mal di schiena, quindi mi vado da fare un trattamento di shiatsu e l'operatore e Giulio sistema tutto. No, non è questo, non è questo. Ci vuole un percorso personale, ci vuole prima di tutto volontà, perché se non c'è la volontà io posso andare da chiunque, posso andare da un santo che fa miracoli, posso andare dappertutto e non troveremo mai la nostra risposta, non troveremo mai la nostra via. Dobbiamo volerlo, dobbiamo sentire di voler fare un passaggio, di voler guarire qualcosa, di voler comprendere, innalzarci anche. È un percorso che richiede la nostra attenzione, che richiede responsabilità, completa responsabilità. E tutto questo richiede anche costanza, che troppo spesso non c'è. Ma come in ogni cosa, il mondo ordinario che viviamo, no? L'andare a lavorare, il sviluppare passioni, il sviluppare delle arti, come può essere imparare a dipingere, come può essere imparare a suonare uno strumento. Non posso io pensare di approcciarmi a un violino, fare una lezione e so suonare il violino. Non posso io, che non ho mai, oppure solo visto dipingere, fare una lezione e fare.
un dipinto di Leonardo da Vinci, no? No, ci vuole costanza, perseveranza e tutto questo, la volontà nel farlo. E portare quello che si impara, portare quello che si integra nella vita di tutti i giorni, ed è questa proprio la costanza, non è tanto il ogni settimana vado a fare un trattamento, ogni 2 settimane vado a fare un trattamento. Non è questo, perché io posso anche fare trattamenti tutti i giorni, ma se io non sono pronta, tuttora che esco dalla sala del trattamento, non sono pronta, non ho la volontà di integrare quello che ho appreso, quello che ho sentito nel mio quotidiano, non ci sarà mai un cambiamento, mai. E quindi è questa la cristalloterapia, è proprio la trasformazione, il cercare la trasformazione attraverso l'uso di queste meraviglie della natura, che non sono oggetti, sono meraviglie della natura, vengono create nel grembo di Madre Terra e sono compagni che ci guidano, che ci supportano in questo nostro percorso di ritorno a casa. Beh, molte volte per mancanza di tempo si cerca un palliativo e quindi la pietra piuttosto che il trattamento shiatsu, piuttosto che qualsiasi altra cosa, si cerca sempre di sopperire in questa maniera, velocizzando quel processo senza assumerci la propria responsabilità, che quello che ci sta accadendo è perché l'abbiamo scelto noi, non perché ci sia una natura che ci vuole male o perché siamo sfigati. Proprio così. Sì. Entrando più nello specifico, mi racconteresti se ci sono qualche cristalli o qualche pietra e magari qualche descrizione delle loro proprietà? Sì, allora io mi sento molto, proprio perché le sento queste pietre che ti sto per dire, mi sento molto di parlare di alcune pietre, perché ce ne sono veramente tante, tante. E la scelta migliore che, prima di dire le proprietà, la scelta migliore, il modo migliore per scegliere una pietra è proprio andare lì, vederne tante e senza stare a pensare, guardare le proprietà, guardare quello, guardare questo, guardare quell'altro. No, andare lì e ascoltare e scegliere, ascoltando, lasciandoci guidare. Proprio perché tante volte usiamo troppo la mente, una mente dove il passaggio non è fluido, il passaggio delle informazioni, proprio perché ci sono tante cose che ostacolano questo libero scorrere. Quindi la scelta mentale non è quella corretta, perché magari noi pensiamo che il problema sia una cosa, andiamo a cercare il problema che va a risolvere quella cosa, ma non è quella cosa il problema, è tutt'altro, proprio perché tante volte non siamo neanche in grado di discernere le cose. E quindi la scelta migliore per le pietre, per i minerali, è proprio andare lì e ascoltarsi e poi scegliere. Proprio perché ogni pietra è unica e ognuno di noi è unico. E quindi magari ci sono effetti comuni, però qualcosa che può attrarre te può fare repulsione a qualcun altro a livello di vibrazione, perché magari tu hai bisogno di una cosa, qualcun altro ha bisogno di un'altra. E quindi bisogna sempre lasciarsi guidare. E io mi sento di parlare di queste pietre qua, riportandovi più che altro la mia esperienza personale, quello che è stato il mio sentire prima di leggere delle proprietà. Perché tante volte, no, leggendo le proprietà, entrano ed escono, soprattutto a me, io proprio non sono per niente logica, non se devo imparare qualcosa a memoria, non c'è verso, lo devo sentire, una volta che lo integro attraverso sentire, allora è imparato, ma se devo pensare di mettermi lì a leggere le proprietà, non c'è niente da fare, non entrano. E quindi per conoscere le proprietà delle pietre, nonostante amassi il mondo dei cristalli, ho studiato cristalloterapia e amo studiare cristalloterapia, non finirà mai questa cosa. Ma
se io leggo soltanto per memorizzare, non ce la faccio. E quindi il mio approccio era, ho trovato questa chiave. Senza leggere le proprietà, prima tenevo la pietra con me, a contatto, tenendola per qualche settimana, osservando che cambiamenti sottili accadevano in me. Ma questo processo è partito da una cosa che adesso ti racconto. Allora, io già studiavo cristalloterapia e lavoravo in negozio qualche anno fa e vidi una cliente entrare con questa bellissima pietra nera, una shungite, e rimasi folgorata da questa pietra e dissi, bellissima, mi attraeva proprio tanto. E allora chiesi a questa signora, ma che pietra è? Dove l'hai presa? E mi disse, è shungite elite. Non l'avevo mai sentita al tempo la shungite, era una pietra nuova per me. E allora me la scrissi e arrivata a casa andai su internet subito e ne comprai uno. La devo avere, mi attrae tantissimo. E niente, fatto sta, dopo una settimana proprio di attesa estenuante, volevo quella pietra a tutti i costi. Arrivata questa pietra, apro la confezione, la guardo, ma non la sentivo, non mi attraeva per niente. Ho detto, beh, ma come mai? Proprio perché ogni pietra è diversa, anche la forma anche ci parla di qualcosa. E allora, niente, la tenni lì, la indossai qualche volta per capire, per viverla, ma niente, niente. Allora la accantonai, però osservai questa cosa. Al tempo, ammetto questa cosa un po' spinosa, ero molto disordinata e la mia camera, vestiti su vestiti, la scrivania, non ne parliamo, libri, fogli, molto, molto disordine. E allora mi ricordo che guardai la camera e dissi: beh, ma che disordine, ma non va bene. E ho messo a posto tutta la camera, tutta. Ho sentito proprio questa cosa. Non riuscivo più a stare nella camera così, non riuscivo, stavo male, ho detto devo rimettere a posto e ho rimesso tutto a posto. Mia madre, tant'è che era entrata in camera, mi guarda e mi fa, stai bene? E qui non ci feci caso, accantonai la cosa, ho detto vabbè, una botta d'ordine mi è arrivata così. Va bene. E fatto sta, passarono mesi. Passarono mesi e mi sentii attratta da un'altra cosa di shungite. Questa volta un altro tipo di shungite, perché ci sono tipi diversi, e l'acquistai. Questa volta mi attraeva, era arrivata, la sentivo di più. E nel frattempo, in questi mesi, era tornato il disordine della camera, ovviamente, e niente, poi tenevo addosso questa pietra. La tenevo con me sempre per circa, e dopo circa una settimana torno nella camera così di punto in bianco. Oddio, che disordine! No, 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 non va bene. E ho rimesso tutto a posto. A un certo punto, dopo aver messo a posto, ho detto: ma aspetta un attimo, qui c'è qualcosa che non va. Non sono mai stata così ordinata. E allora mi sono resa conto che c'era qualcosa a livello sottile che era entrato in risonanza, che aveva riportato un po' in equilibrio un qualcosa dentro che andava a risuonare con quella cosa. Questa sensazione di voler portare ordine. Notando questa cosa mi riempì di shungite. Ho comprato tonnellate di shungite di tutte le forme per trattamenti, cioè non so quante shungite ho, mi sono riempita, riempita e ho cominciato a sperimentarlo e a osservare meglio perché mi sono proprio resa conto che se noi non siamo osservatori non possiamo renderci conto di come le pietre lavorano realmente. E allora ho cominciato a fare molta attenzione proprio a questi piccoli dettagli.
Ho portato con me la Shungite tantissimo, 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 facendo attenzione a quello che, a come vivevo le circostanze esteriori e interiori. E notai dei cambiamenti, assolutamente, notai dei modi di pensare, dei modi di vedere diversi dai miei modi abituali fino a quel momento. E quello che ha riportato a me la Shungite, ma non solo a me, perché l'ho notato anche su altre persone, poi ti racconterò, quello che ho notato su di me come proprietà è che va a portare ordine. Ordine. Prima cosa dentro e di conseguenza fuori. Ma ordine cosa significa? Non ordine che c'ho una casa ordinata. Ordine interiore in tutto a 360 gradi. Quindi ordine nel modo in cui io mi approccio agli altri, ordine nel modo in cui io gestisco le cose, ordine nel modo in cui io mi vesto, io tengo l'ambiente circostante. Vado ad agire completamente, ma non solo la Shungite, tutte le pietre hanno uno spettro d'azione completo. E quindi mi resi conto di questa cosa. Dopo averne comprate 25 per fare un trattamento, più altre 25 solo per il trattamento, e cominciai a farlo su di me. Poi cominciai con la mia migliore amica e ho detto: vieni che ti devo fare una cosa, devo fare un esperimento, poi mi dirai cosa succede. E feci questo trattamento con la Shungite. Mi chiama il giorno dopo, Vale, ho messo a posto la dispensa, non l'ho mai fatto. E ho detto, grande, allora funziona anche con qualcun altro. E a mia zia, anche con mia zia provavo. E una carissima amica mi riportò anche, dopo che avevo raccontato questa cosa, avevo condiviso questa cosa che avevo sentito sul proprio mio vissuto, mi raccontò un'esperienza di una sua parente che avvicinando la Shungite cominciava ad esempio a avere agitazione, un subbuglio, una trasformazione. Proprio perché non a tutti agisce allo stesso modo. Ma questo portare ordine richiedeva una trasformazione, una revisione. E quando avvengono delle trasformazioni, non sempre sono piacevoli. Tante volte c'è un frullamento interiore. Ed è quello che era successo, ad esempio, a questa persona, per poi arrivare a una situazione, una sensazione di ordine. Ad esempio, le proprietà della Shungite su internet se ne trovano di tutti i tipi. È molto commerciale, purtroppo è questo il problema di andare a cercare su internet alcune proprietà delle pietre, perché tante volte, non sempre, c'è chi per fortuna ha una visione delle pietre in modo analitico, in modo razionale, in modo sperimentato, però tante volte io ho notato delle castronate immense sulle proprietà delle pietre, cioè cose che le leggi e dici, ma scusa, questo cosa vuol dire? Oppure enfatizzate per rendere commerciale la pietra. Anche per la Shungite, ad esempio, la Shungite per me è stata una pietra miracolosa perché ha avuto effetti davvero palesi. Io la tenevo in mano, avevo una piramide, ho una piramide di Shungite. Io quando la tengo in mano, se dopo qualche minuto mi sento vibrare tutto il corpo, sento vibrare tutto, tutto. E mi ricentra. Eppure la Shungite hanno scritto milioni di cose sulla Shungite come se fosse la pietra miracolo. Tu usi quella pietra, ogni cosa nella tua vita si sistema assolutamente. No. La Shungite ti aiuta, le pietre ti aiutano se tu ti aiuti. Aiutati che Dio ti aiuta, no? E poi altre due pietre che sento di condividere molto
ma proprio e condivido quello che ho sentito più che le proprietà precise come devono essere, perché ognuno di noi deve prima di tutto percepire o diventare osservatore. Quindi non vorrei troppo passare il concetto di focalizziamoci sulle proprietà della pietra, non vorrei questo. Vi parlo di altre due pietre per me molto importanti. Una è la pietra di luna, questa che spesso la tengo con me, e la labradorite bianca. Sono due pietre che mi hanno salvato in tante circostanze. A volte, come tutti, ci troviamo presi dalle circostanze esteriori. La nostra attenzione è più esterna che interna, è più focalizzata sui problemi esteriori, su quello che dobbiamo fare, anche perché viviamo in una società veramente molto frenetica e quindi ci troviamo sempre a correre, a dover rispettare dei tempi, a dover fare, veloce, veloce, veloce. Non ci sono più i nostri tempi, i nostri ritmi. E quindi troppo spesso, veramente troppo spesso, ci troviamo coinvolti con le circostanze esteriori e di conseguenza l'attenzione verso l'interno non ci può essere. Non riusciamo ad averla, a tenerla, proprio perché se siamo coinvolti troppo esternamente non c'è spazio per l'ascolto interiore, non c'è proprio lo spazio. E io mi sono accorta che nei momenti in cui la mia attenzione era troppo esterna, troppo diretta al fare, troppo allineata con una società basata su un maschile malato, avvicinare queste pietre così femminili, così delicate, così introspettive, mi ha salvato in qualche modo, perché tenendole vicino mi sono resa conto, sempre col tempo, sempre portando attenzione, mi sono resa conto di questa cosa. Ora le uso consapevolmente sapendo che su di me agiscono in questo modo, ma ci ho messo un po' osservando per capire che erano le mie due pietre rimedio di emergenza. E notavo che quando tenevo su di me queste due pietre, cambiava qualcosa. Ma immediatamente, era qualcosa di così forte per me che aveva un effetto immediato, immediato. E notavo proprio che ritornavo in uno stato di equilibrio, di pace. La mia attenzione tornava gradualmente a riassorbirsi all'interno, creando un distacco con quello che mi coinvolgeva completamente, che mi portava completamente fuori, lontano da me stessa. E queste pietre mi aiutavano proprio a tornare invece dentro, a tornare nell'ascolto, nel sentire, nell'allineamento. Perché un'altra cosa importantissima è proprio l'essere allineati. Se noi siamo allineati, parole, pensieri, azioni fluiscono attraverso noi e non sono mai sbagliate perché siamo completamente allineati con il nostro sentire. Ma tuttora che non siamo allineati con il nostro sentire, non siamo centrati, non siamo radicati, siamo distanti dal nostro centro, da noi, dal nostro sentire, e la vita diventa si può dire, casino. Un casino, un vero casino. E le circostanze esteriori saranno molto difficili, molto incomprensibili. Non ci troveremo in situazioni dove non sappiamo come uscirne, ma perché non è il primo dentro di noi, non c'è quell'allineamento, non c'è quel sentire per comprendere, per avere le chiavi di risposta. E quindi queste due pietre per me sono state fondamentali proprio per tornare al mio femminile, al mio ascolto, alla delicatezza, all'intuito. Io quando le porto, entrambe proprio, mi piace accostarle,
Ma per me è molto importante soprattutto la labradorite bianca. Ma portate entrambe, proprio sento l'intuito che diventa più forte. Se comincio a sentire le cose esteriori, comincio a sentire le persone, a sentire le circostanze, a tradurre quello che mi arriva a livello sottile dall'esterno. E quindi queste sono pietre che io consiglio molto proprio quando la nostra attenzione vediamo che è troppo verso l'esterno e vogliamo riportare questo senso di ascolto, di gentilezza, di quiete. Questo senso pacifico con noi stessi e con gli altri anche, perché il nostro rapporto con gli altri è una conseguenza di come viviamo il rapporto con noi stessi, no? Possiamo dire, secondo te, Vale, che le pietre e i cristalli sono un po' come le persone? In che senso? Nel senso che una pietra o un cristallo con una persona funziona e con un'altra no, magari non c'è risonanza. E la stessa cosa le relazioni con le persone. Magari una persona, non so. Faccio un esempio, io con una persona potrei essere sbagliato per quella persona non entrare in risonanza, con un'altra persona invece trovo l'incastro giusto. Giusto, scusami. Sì, ottimo, ottimo esempio. Sì. Direi che possiamo dire questo, sì. Per qualcuno una pietra è quella ideale, risuona proprio nel vero senso della parola. Come una persona risuona con noi, risveglia quella qualità che c'è in noi, riattiva quel qualcosa che ci nutre profondamente. Allo stesso modo lavorano le pietre. La pietra che entrerà in risonanza con noi, come una persona che entra in risonanza con noi, va a riattivare quella qualità, va a riequilibrare, anche a portare equilibrio lì dove ci sono le nostre note stonate, va a riportare armonia. E quando noi abbiamo quell'armonia, quando noi abbiamo quell'equilibrio, allora da lì possiamo pensare a sviluppare la consapevolezza, possiamo pensare a immetterci in un percorso per evolvere sotto ogni aspetto, mentale, spirituale, emotivo. Ma secondo te, ti faccio l'ultima domanda, qual è il ruolo dell'operatore quando fa cristalloterapia nei confronti della persona che ha con sé? Sì, è una bella domanda questa, una bellissima domanda, perché il terapeuta, l'operatore, non è qualcuno che ti toglierà quella situazione stressante, che ti toglierà quel male. È qualcuno che magari può accompagnarti, se quell'operatore ti risuona chiaramente, perché deve risuonare. Se quel percorso, se quel terapeuta ti risuona, il ruolo del terapeuta è accompagnare, è guidare, è instradare attraverso la tipologia di trattamento che fa, che può essere uno, può essere un altro, nel mio caso può essere la cristalloterapia. E è proprio questo, instradare attraverso l'ascolto, chiaramente. Bisogna cercare di essere il più possibile puliti anche nell'ascoltare, nel lasciar passare quello che l'altra persona ci dice. Perché se noi siamo troppo concentrati su noi stessi, noi come terapeuti intendo, se siamo troppo concentrati su noi stessi, se siamo troppo coinvolti in meccanismi che sporcano questo nostro sentire, mi viene proprio da usare la parola sporcano questo sentire, proprio perché se noi abbiamo. Siamo troppo identificati con i nostri problemi, le nostre circostanze, i nostri condizionamenti, i nostri programmi mentali. Questo sentire fa fatica a fluire. Il terapeuta si deve mettere da parte per lasciar fluire. In questo modo ci può essere davvero un percorso di accompagnamento, soltanto con il libero fluire delle cose. Poi un'altra cosa che mi sento di dire
molto importante attraverso la quale si parte con i trattamenti è il radicamento. Perché è molto importante il radicamento? Perché se noi non siamo radicati, non siamo centrati, non possiamo pensare di sperimentare degli stati di oddio, aperto il terzo occhio, oddio, vedo le immagini, vedo l'aura del... No! Bisogna intanto essere radicati, fare un percorso di radicamento. Un percorso, perché chiaramente nulla viene così. Ci vuole costanza, ci vuole un percorso. È una cosa graduale. E è molto importante il radicamento, la centratura, perché se noi siamo centrati, siamo nel nostro sentire, possiamo tradurre, possiamo comprendere tutto quello che ci circonda. Tutto quello che accade a livello sottile, riusciamo a tradurlo in qualche modo, riusciamo a comprenderlo, a capirlo. E se noi non siamo centrati e non comprendiamo neanche noi stessi, non ci può essere trasformazione nella vita. Ci può essere soltanto un ripetersi di cicli. Ripetersi, un costante ripetersi. Invece quando noi riportiamo il nostro centro, riportiamo il nostro centro anche con la terra, che è dove siamo nati, siamo in qualche modo legati anche alla madre terra, possiamo allora aprirci a un sentire superiore, ma soltanto quando c'è allineamento. Come dicevamo prima, quando pensieri, parole e azioni sono allineati. Grazie Vale. Ascolta, per le persone che volessero mettersi in contatto con te e anche venire a fare i trattamenti con i cristalli, dove ti possono trovare? Allora, mi possono trovare sia sulla pagina Facebook, possono scrivermi o sul mio profilo personale Valentina Mazzamurro, oppure Cristalloterapia di Ananda Vatti, è un po' complicato da scrivere, Ananda Vatti, e anche su Instagram. Cristalloterapia di Ananda Vatti. Perfetto. Possono trovare. Grazie mille, Vale. Veramente grazie. È stata una serata molto, molto nutriente. Bene. Grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao.